Mi chiamo Anna Maria Passaggio, insegno matematica e scienze. E la mia carriera è stata un po' altalenante nell'insegnamento. Ho iniziato a insegnare dopo laureata per una decina d'anni, la precaria. Ho fatto un concorso, poi continuando a fare supplenze, quindi ho cercato un altro lavoro, ho lavorato in una ditta per 10 anni e poi dal 2002 sono qua. Sono contenta, anche perché è un traguardo che pensavo di riuscire a raggiungere. Anche se sono sicura che la scuola mi mancherà. Non lo so, spero di sì. Certe volte ho qualche dubbio, però in generale penso di essere stata una brava insegnante. Il momento bello della mia carriera. Quando ho svolto l'attività di vicaria di questa scuola e ho contribuito a far crescere questa scuola che stava per chiudere. Quindi il ricordo più bello è di un gruppo di lavoro fantastico che mi ha seguita. Abbiamo fatto tantissime cose belle e abbiamo capovolto il destino della scuola. Dal 2010 in avanti, 2010-2020. Il momento più brutto è quando abbiamo dovuto lottare per tenerci la scuola, perché questo edificio era stato destinato alla scuola europea. Quindi ci siamo mobilitati e siamo riusciti ad ottenere la scuola e ci siamo dati un grande affare che ci venisse tolta. Non lo so, non lo so. La mia non è stata una scelta voluta, quella di fare l'insegnante. Io sono laureata in agraria e avrei tanto voluto lavorare nel campo agricolo o forestale. Quindi l'insegnare è stato diciamo, un ripiego, ma è andata bene. Io ho fatto tanto. Piaciuti tutti, non posso dire che non c'è stato un altro che non si è piaciuto. Se capiterà, lo farò. Di essere sempre positiva, di essere sempre curiosa, di guardare sempre il futuro con interesse. Di studiare sempre, di cercare sempre, di cercare sempre nuovi stimoli, nuovi interessi da proporre alla classe. Poi non fermarsi solo a insegnare la materia, per esempio nel mio caso matematica, ma di parlare ai ragazzi di tutto quello che succede. Il mondo che ci circonda. È un pochino più difficile con le materie scientifiche. È facile per gli insegnanti di lettere avere questo rapporto con i ragazzi. Io penso che sia indispensabile per tutti. Vuol dire che spesso con il collegio docenti si
adegua un po' alle idee del dirigente del movimento. Invece io penso che la forza del collegio docenti siano quelli docenti. I docenti si divaggiano, vengono, cambiano, ma l'imprinting di una scuola è soprattutto come docente. Quindi è importante essere molto coesi e lavorare bene insieme. Penso che un preside di fronte a un collegio e a un gruppo di lavoro coeso non può che essere contento e secondario. Cambiano sicuramente, perché se penso come ero io, come erano i miei figli, che ormai sono quasi trentenni, e a come sono questi di adesso, sicuramente i ragazzi cambiano. Perché hanno altri stimoli, hanno altre. La realtà che dice un po' è diversa, l'educazione è diversa. Che sia o il meglio o il peggio, è soggettivo. Dipende dall'epoca, dipende un po' dal modo vissuto, dai genitori, dal contesto in cui vivono, in cui sono nati, le esperienze che hanno fatto. No, io sono stata fortunatissima in questo, perché stato 20 anni a stipendi, quindi posso dire veramente che i colleghi sono peggiorati, assolutamente. Mi sono sempre piaciuti tutti, mi sono sempre voluto bene a tutti, ho sempre ascoltato tutti. Forse sarà il mio carattere, so, però avere vissuto degli anni meravigliosi. Con quanti soldi? Tanti. Modificare ovviamente gli edifici, quindi delle strutture obsolete, modernarli, insomma, fare tutti gli adeguamenti del caso. Questa scuola ha 50 anni, in 50 anni non hanno mai mosso un'unghia, quindi abbiamo problemi legati alla struttura, perché scuole ben più vecchie delle nostre. Quindi sicuramente l'intervento sull'edilizia. Poi, e qui sa che mi rivolgo in tanti, farei una scuola a tempo pieno sia per gli insegnanti che per i genitori, i genitori non gli alunni, i genitori li lasciamo a casa, sia per gli insegnanti che per gli alunni, dove gli insegnanti abbiano degli spazi per correggere i compiti, per stare a scuola, per fare tutte le cose che di solito fanno a casa, fare a scuola, fare i corsi di recupero, fare tante attività che servono ai ragazzi. E questa è la seconda cosa. Terza cosa, non so, mi sembrano già due belle toste. Dovrei fare. Un'altra cosa che speravo di poter vedere prima di andare in pensione, che non ho visto, trasformare, modificare i curricula e adattarli a le varie tipologie di alunni, quindi fare delle attività diciamo obbligatorie per tutti di livello base e poi andare a ricercare ogni ragazzo le sue
attitudini e coltivarle maggiormente. Quindi io mi ritrovo a studiare le equazioni dei ragazzini che andranno a scuola professionale e che quindi perdono solo del tempo con me, mentre sicuramente giovanile devono fare altre cose. E d'altra parte, i ragazzi che poi invece affrontano il liceo andrebbero potenziati. Quindi una specie di curriculum personale dove tutti devono raggiungere le competenze base, devono italiano, inglese, tutto quello che servirà loro nella vita. E poi approfondire le loro competenze.